Cercasi volontari per un test. 4.000 marchi per un esperimento di 14 giorni. In una finta prigione. Crown Plaza, grazie. Stammi bene. Anche tu. Scherzare con la natura. Ma lo fa di continuo, capisci che voglio dire? È un errore, un grosso errore. Pensa per esempio ai cani, cani da combattimento. Che servono oggi? Esistevano nell'antica Roma. Scusami, noi ci conosciamo, vero? Aspetta, PS, cola, giornale. Ora che mi ricordo, Hubba Bubba, giusto? Dico bene? Sì, dici bene. Ah, tu sei quello del chiosco a metà della Hackenstrasse. E tu sei Tarek, mi sbaglio, è così? Sì, è il mio nome. Conosco tutti i tassisti in città. Tassista, eh? L'ho fatta anch'io per un po'. Buongiorno, sono la dottoressa Grimm, assistente scientifico per questo esperimento. Sapete perché siete qui, vero? Per fare da cavie. Non sarà traumatico e non dovrete assumere medicinali. Studieremo le vostre reazioni simulando una situazione di prigionia. Dovremo giocare a guardie e ladri? Sarete divisi in due gruppi distinti. Lo farà il computer. Condurremo su di voi una serie di test per valutare le vostre condizioni psicologiche. Ma prima c'è una cosa che dovete sapere. Se vi capiterà di essere scelti come detenuti, devo avvertirvi che dovrete sacrificare gran parte della vostra privacy e dei vostri diritti civili. Per qualcuno questo è un problema? Bene, allora possiamo cominciare. Di nuovo. Quanto devo fare ancora? È facile. Che cazzo? 9. Eccolo, sto finendo. 6. Molto bene, segui la sequenza. Mai? No, altre due, forza. Non ce la faccio più. 9. Respira. Fai lo steward? Assistente di terra. Hai fretta? Già. Il signor Fad? Fad. Mi segua, la prego. Qui leggo che fa il tassista. Sì. È la sua professione o fa questo lavoro temporaneamente? Che intende contemporaneamente? Lei fa un altro lavoro oltre che il tassista? No. No, perché qui dice che ha studiato filosofia, architettura e sociologia, lei capisce? Ah sì, certo. Quelle sì che erano cose temporanee. Ah. Signor Fad, i suoi punteggi sono nella norma ed è in buone condizioni fisiche. Aspetto importante perché qualche situazione estrema si potrebbe verificare. Situazioni estreme? Ma voi ci terrete sempre d'occhio, no? Ah, l'esperimento sarà monitorato 24 ore al giorno. Allora cosa mi può succedere? Oh no. Ciao. Sei ancora vivo? Ciao, Tarek. Mi devi 1.000 marchi, più gli interessi di 2 anni. Sì, li avrai.
Interessante. Dietro potrebbero esserci i militari. Sì. E ci sono molti soldi. Che sei venuto a fare? Vuoi ricominciare? Chiedere scusa è tardi dopo 2 anni. Ero stressato. Ora guidi un taxi. Già. E adesso vorresti farti rinchiudere per 2 settimane. Credo sia una buona storia. 10.000. Comprese le foto e le spese. Grazie. Dica. Mi chiamo Fad, ho telefonato. Alisa, ti ho detto 1000 volte di non saltare sul divano, scendi. Un Lux, 250 per 268 pixel. Se premi sulla stanghetta destra, ferma immagine, stanghetta sinistra, moto continua. Ricevitore e registratore sono mascherati da Walkman. Il trasmettitore ha un raggio di 100 metri. Permetti, scusa. Aspetta che ti regolo per bene qui, così poi... Geniale. Si sente pronto per domani? Certo. Questo è un test di riferimento. Al termine dell'esperimento dovrete ripeterlo tutti. Stia tranquillo, niente dispiacevole. Va tutto bene, nessun problema. Sei ferita. Ci potevamo ammazzare. Non l'hai visto, il rosso? È la macchina di mio padre. Sta tranquilla, sarà contento che sei ancora viva. Vengo ora dal suo funerale. Cosa? Dov'eri diretta? A Zandvoort. Forse era destino che non ci arrivassi. Cosa? Non credo alle coincidenze. Niente nella vita capita per caso. Anche le cose peggiori in qualche modo si spiegano. Io, per esempio, non dovrei più guidare il taxi. Ahahah.
Ti brucerà un po'. È strano, qui c'è un taglio, ma è uscito poco sangue. Se quello che dicevi è vero, allora perché è morto? Che senso ha? Non lo so. La cosa peggiore è che non potrò parlargli più. Non lo vedevo da 4 anni e non gli ho potuto dire 2 parole. Forse non erano necessarie. Sessantacinque anni. Ha avuto una bella vita, però. Dora, consolati, ha fatto una morte serena. Ma io non mi consolo. È che così non potrò più stargli accanto. A volte, sai, la vita continua. È così e basta. Posso restare a dormire qui? Ecco. Tu rimani qui? Certo, sono di là. No, voglio che stai qui. Signori, vi presento il professor Tone, il direttore di questo esperimento. Prima di tutto voglio ringraziarvi per aver deciso di partecipare a questo progetto. Siete uomini coraggiosi. Voi ridete, ma io dico sul serio. Le prossime 2 settimane farete una nuova esperienza. Potrete subire ed esercitare pressioni. Alcuni di voi in questo periodo dovranno rinunciare ai diritti civili. Non sottovalutate la cosa. Se qualcuno desidera andarsene, questa è la sua ultima occasione. Bene. La vostra sicurezza è in cima alle nostre priorità. Vale per ognuno di voi che la violenza non potrà essere usata. Atti di violenza di qualsiasi natura provocheranno la vostra immediata espulsione. Sono stato chiaro? Bene. Chi sarà nominato ora si alzi in piedi. Beirus. Bosch, Eckhart, Camps, Renzel, Stock, Gläser, Amandi. Chi siamo noi? I prigionieri o le guardie? Prego, signori. Ah. Siamo guardie. Bene. Dovete indossare le uniformi. Ma i 4.000 marchi li daranno anche a noi, no? Così pochi, a me danno il doppio. Ci tocca pagare, vedrai. Allarga le gambe, mani dietro la schiena. Il tono è quello, no? Anche il manganello, ci hanno dato proprio tutti. Hanno indovinato la taglia. Queste dove vanno? Lì. Roba nuova, eh? Belli questi stivali. Adesso siete guardie carcerarie di una prigione. Il vostro compito è di garantire la tranquillità e l'ordine e di far sì che le regole siano rispettate. Un compito serio, l'esito di questa simulazione dipende da voi. Se non l'affronterete con la massima disciplina e con forte senso di responsabilità, l'esperimento sarà inutile e dovrò interromperlo. Non giocherete a fare le guardie, da adesso voi siete guardie. Ora datevi da fare. Intanto il vostro primo dovere sarà quello di spiegare la situazione ai prigionieri.
Per favore, voltati. Grazie. Avanti il prossimo. Vai là. Tieni, infilati questo. Fatto, avanti un altro. Le mutande dove sono? Niente mutande. Va tu, forza. Speriamo che la sauna sia vista. Silenzio. Briga, dai, forza. Aspetta. Una follia, vestaglie da donne. Vedrai che ci fanno pisciare seduti. Zitto, 69. Dai, uscite. Tutti fuori, per favore. Mica male qui, eh? Forza, signori, venite avanti. Restate in fila. C'è la PTV? Questi sono pazzi, guardate là. C'è una telecamera lì, hai visto? Continuate a camminare, per favore. Silenzio. Silenzio, ha parlato il nostro padrone. Guai a disobbedire. Cucù. I love you, I love you. Immaginavi una cosa del genere, aspetta. Una prigione in perfetta regola. Ora siamo nella merda e non ne usciremo tanto presto. Celle sono tante. Dai, su, muovetevi, ci sono tutti, no? Mettetevi tutti in riga sulla linea bianca. Ehi, mi fate un po' di posto. Regole della prigione. Regola 1. I prigionieri tra di loro si chiameranno sempre e soltanto per numero. Regola 2. I prigionieri dovranno rivolgersi rispettosamente alle guardie dicendo signor agente di custodia. Regola 3. Allo spegnete le luci, i prigionieri dovranno smettere di parlare. Però possiamo cantare. Fate silenzio. Regola 4. I pasti vanno consumati interamente. Ripeto, consumati interamente. Leggici il menù, allora. Silenzio. Regola 5. Qualsiasi ordine dato dagli agenti di custodia va eseguito immediatamente dai prigionieri. Regola 6. Non osservare le regole comporterà una punizione. Che punizione? Questo si vedrà. Siamo molto flessibili. Vi assegno le celle. Quando chiamo il vostro numero, vi dirigete immediatamente in cella. 21, 74, 86, cella 1. 82, 15, 94, cella 2. 77, 69, 38, cella 3. 53, 40, 11, cella 4. Ti dico subito che è russo. Bene. Io non ho le lenzuola. Dormi tu sotto. Sì, se vuoi. Mi chiamo Joe. Tarek. E tu? Numero 38. Signor Fad, perché partecipa a questo esperimento? Perché ritengo che possa essere interessante. 4.000 marchi fanno comodo, sono un sacco di soldi. Potrò rilassarmi e fare un'altra esperienza, qualcosa di nuovo. Io credo che bisogna essere aperti alle nuove idee, alle innovazioni, e comunque di quei soldi al momento avrei bisogno. Sono sicuro che è una buona occasione per divertirsi. Per via dei soldi, ovvio. No. Un interesse generale. Non sono mai stato in galera. Io? No. Ah. No. 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 No, scherza. No, per carità. Io sono un bravo ragazzo. Possiedo un piccolo chiosco tra la Brussels e la Hakenstrasse. Mi occupo, gestisco il chiosco. Sono direttore d'ufficio, ho diverse persone alle mie dirette dipendenze. A scuola, sono insegnante. Io
Impersono Elvis. Lavoro per una compagnia aerea. Step on my blue sweat shoes, ecco il biglietto. Sì, in questi 7 anni non sono mai arrivato tardi. Io comincio ad avere un certo appetito. E chi lo dice? Dov'è il distributore automatico di sigarette? Giù in fondo a destra. Ehi, Elvis! Che c'è? Cantaci una canzone! Scordatelo! Non ce la faccio più, mi sento svenire! Quando è che ci date qualcosa da mangiare? Io canto solo per soldi. Pronta la cena? Senti, non è che per caso mi puoi rimediare qualcosa per le emorroidi? Ho un gran bruciore al culo. Tu che cosa fai nella vita? Elettricista, lavoro più che altro sui tralicci. Hai presente l'alta tensione, i cavi? E tu? Faccio il tassista. Forte. E tu che fai, 38? Fai troppe domande, 77. Lasciami indovinare, fai qualcosa che ha a che fare con i numeri. Autobus, autista. Tu hai a che fare con i numeri e devi guardare davanti in silenzio. Faccio il bagnino. Sul serio? Ehi, sentite questa. Quale animale ha la vagina con un labbro solo? Io che cazzo ne so. Spara, dai. La arrendiamo, diccelo. La mezza gallina. E il colmo per un turco? Avere la mezzaluna storta. E in Egitto, in lingua araba, insomma, sapete come si chiama la stalla? Mubarak. Ne so una io, carina. Perché le donne guardano il film porno fino alla fine? Non lo so. Perché? Perché pensano che alla fine si sposano tutti. Aspettate, ne so un'altra, questa è un po' più lunga. Ci sono 3 uomini davanti a una sauna. Il primo, uno svedese, apre la porta, entra e si siede. Il secondo, un francese, sta per sedersi, ma si accorge che accanto c'è una donna grassa, brutta, con le tette cadenti. Un vero cesso. Ragazzi, giochiamo 3 contro 3. Sì, facciamo una partita. Dai, ci manca il sesto. Chi gioca? Dai, Fifone, gioca con noi. Forza. Tu hai detto che sei bravo, facci vedere. Reggi, fate largo. Bene, partito. Vai, passa. A me. Dai. Il formaggio è così secco che te lo puoi fumare. Il chiosco è piccolo, ma ho tanti clienti. Mi mandano anche cartoline. E sai perché? Perché io li ascolto. Qualcuno sa dirmi questa cosa dovrebbe essere. Saper ascoltare è importante, è una dote. E io ce l'ho dalla nascita. Bevi il tuo latte, 82. Grazie, no, non bevo latte. Mi mandano cartoline dalla Giamaica, Thailandia, Giappone, Florida, Spagna. Regola numero 4, 82. Il pasto va consumato per intero. Ma io non bevo mai il latte, non lo sopporto. Poche storie, le regole sono regole, eh? Mi fa stare male il latte. Bevi il tuo latte. Grazie. Ha fatto bene, l'ha preso. 1-0 per noi, Sciutte. Fine del pranzo. Avete solo 2 minuti. Entrate nelle celle. Dicevano che vicino al mio chiosco ho piantato un albero. Poi mi sono fatto montare una tenda. Una di quelle che si aprono e si chiudono con la manovella. Sei un idiota. Dov'è il problema? Lontani dalle grate.
Da questo momento silenzio, spegnete le luci. Ci sono feriti? Zitti! Ora il primo che parla... Sentiamo. Farà le flessioni. Buonanotte, ragazze. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Tonight, woo 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 woo. E tu campi facendo questo? Già. Senti, non puoi continuare a farti trattare così da loro. E che dovrei fare? Se quelli non ci prendono sul serio, per noi qui è la fine. Se dice a uno che deve bere il latte, deve bere il latte, lo capisci? Sì, certo, giusto. Il pezzo alla Elvis era forte. Hai un bel gioco d'anca. L'ha fatta mia moglie. No, grazie. Hai figli? Un maschio, di 4 mesi. Qui ci sono i miei ranocchi. Gemelli, che carini. Posso vederli? Certo. Tieni. Tu hai bambini, Berus? Ho una figlia. Di che età? 12 anni fra 3 giorni. Hai una sua foto? Dai, niente foto. Che razza di padre sei? Io sono un buon padre. E tu, Eckhart? Hai figli? Che gli dice la testa? Numero 77, vieni fuori. Perché? Ho detto fuori. Che succede? Devi pompare. Scusa, ma non puoi chiedermelo più gentilmente? Sdraiati e pompa. Ho sentito, sai. Chiedimelo per favore e io lo faccio. È facile, basta solo dirlo. Allora? Allora! E va bene, i tuoi compagni di cella, 38-69, venite fuori. Ehi, un momento, ti sei fatto una sega leggendo Superman. Venite fuori! No, non c'entrano, se ce l'hai con me, due, perché avanti. Non te la prendi con me? Fa queste cazzo di flessioni. Pancia a terra, giù, 20 flessioni. Dai, forza! Go, cat, go. Kiss my blue suede shoes. Io non ho fatto niente. Vuol dire che adesso sai chi devi ringraziare. Vigliacco. Per questo altre 20, visto che mi diverte. I'm pretty good. I'm pretty good. Non immaginavo che potessi essere così severo. Bella prova. Avete visto? Fanno tutto quello che uno gli dice. Su, muovetevi! Signorina della cella 3, ma lei i muscoli? Buongiorno. Beh? Avanti! March! In fila indiana. Andate, su! Se mi collegassi via radio con voi autisti di taxi, potrei prendere le ordinazioni, saprei quando mettere la carne sulla piastra e sarebbe pronta al momento giusto. Terminate la vostra colazione. 82. Non hai finito di bere il tuo latte, perché? Ho già detto che io il latte non lo bevo. Già, o lo bevi o fai le flessioni. Ma a me manca un enzima.
Dai, invece di bere faremo le flessioni, va bene? Tutti quanti, intesi? Flessioni in cambio del latte di sciutte. Ma sì, un po' di ginnastica. Permette, signor agente di custodia? Dai, ragazzi, tutti insieme, forza! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, questa 16, non era male. 17. E se fosse veramente allergico al latte? Stronzate, il problema è il 77, lui dobbiamo sistemare. Andiamo a fare il controllo. Mi dispiace per lui, ma puzza davvero. Insegnano a fare questo ai bagnini? A ogni inizio corso. Allora, 77, lo hai rifatto bene il letto? No, così non vale. Ho paura che lo dovrai rifare. Ti ho detto di rifare il tuo letto. Oh oh. Al mio tre il letto dovrà essere fatto. Da ora uno. Siamo a due. E tre. Bella mossa, sei stato grande. State buoni voi due, eh? O sarò costretto a chiamare le guardie. Aiuta! Aiuta, corri! Andiamo, andiamo, chiedi aiuto. Dai, dammi quella radio, ragazzi, ti aiuto io. Tanto qui nessuno vuole fuggire, vero? No, ma vogliamo le gomme americane. Sì, ha ragione. Esatto, vogliamo le gomme americane. Vogliamo le gomme americane. Già, è la televisione del cavo. Che altro volete? Non vi piacerebbe una bella pizza? Una pizza! Il porno è qualche rivista porno, ce la facciamo portare. Sì, la roba forte, non so se mi spiego. E lo sport, la palla canestro. Palla canestro. Palla canestro. Palla canestro. Palla canestro. Palla canestro! 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 Ehi, le barricate! Facciamo le barricate! Barricchiamoci! Ragazzi, che cosa è successo? Noi non c'entriamo. Tra un paio d'ore si saranno calmati. Dobbiamo fare qualcosa o penseranno che comandano loro. È colpa del 77. Ma che possiamo fare? Ehi, professore, che cosa dobbiamo fare? No, Bosch, è inutile, dobbiamo risolvere la faccenda da soli. Giusto, e senza usare la violenza. Prima di tutto bisogna restare uniti, noi siamo in 8 e loro sono 12. D'accordo? Verus, sei d'accordo? Non dici mai niente. Una volta sul libro ho letto che bisogna... Cosa? Che cosa hai letto? Ho letto sul libro che per riacquistare il controllo in una situazione come questa... Bisogna umiliarli. Pronti, illuminate bene. No, al buio forse è meglio. Attenti a non fare del male a nessuno. Dobbiamo solo ottenere il rispetto. Hai ragione. Andiamo, vai! No,
Dopo sole 36 ore, incredibile. Alzatevi! Spogliatevi! Veloci! Ma che succede? Spogliatevi, svelti! Via le casacche! Lo penso anch'io. Silenzio, via le casacche! Lo stesso vale per voi! Indietro! Stavi qua, certo! Noi ci arrendiamo! Non hai sentito? Si arrendono! E la uno! Fermo, fermo! No, non spruzzate! Va bene, basta! Ci spogliamo! Che palete! Non è giusto! 77, vieni qui! Calma, era soltanto uno scherzo! E tu, Oberus? Spogliati. Dammi il polso. Abbassati. Non siamo stati troppo duri. Se dall'alto non ci dicono niente, vuol dire che abbiamo fatto bene. Loro sperano che accadano queste cose. Giusto. Bosch, non è stata violenza. Fa un freddo cane là fuori, dobbiamo lasciarli così ancora a lungo. No, no, restano come sono. Ce la sono già peggio per loro. Meritavano una lezione. Signori, avete ristabilito la tranquillità e l'ordine. Ciò significa che avete risolto bene il problema. Continuate così. Vi prego solo di usare sempre i sistemi più idonei. Così forse il prossimo conflitto potrà essere risolto in altro modo. Grazie. Ciao, sono Tarek Fad. Per favore lascia un messaggio dopo il beep. Che succede ora? Si può sapere? Non succederà niente. Statene tranquillo, è la migliore strategia. Potete riprendervi il letto.
Tutti fuori, sulla riga bianca. Buongiorno, signori. Buongiorno. Siamo tutti d'accordo, credo, nel non voler ripetere lo spettacolo di stanotte. Restano 11 giorni. Io suggerisco di lasciarli passare senza creare incidenti. Così ci prendiamo i soldi e tanti saluti. Intesi? O qualcuno di voi preferisce lo stress? Bene. Siamo intesi, 77? Sì. Sì, signor agente di custodia. Sì, signor agente di custodia. Perfetto. Visto? Non era poi così cattivo. 82, se devi vomitare, vattene al cesso! Questa è la regola. Non possiamo farci niente, lo deve bere. Abbiamo deciso di ristabilire l'ordine, di farci ubbidire. Questo anche per rendere più facile il nostro compito. Finora la vita ce l'hanno resa dura. Diciamo che ora sanno chi comanda. E che li abbiamo di nuovo in pugno. Quella non era violenza. Vediamo ora che succede. Dai, passa! Allora, Shute? Niente nomi. Basta, basta. Mi spieghi? Ma chi diavolo te l'ha fatto fare? Le faccio spesso queste cose. Faccio la cavia. Mi hanno anche messo una sonda intestinale una volta. Molto peggio che stare qui. Erano più gentili, sì. Quelli però mi hanno dato molto meno. Ma coi soldi che ci fai? Ho un sogno nel cassetto. E qual è? No, tu poi mi prendi in giro. No, non riderò di te, fidati. Una Ferrari? Una Ferrari? Sei folle, hai idea di quanto costano? Non una nuova. Conosco un concessionario, gli sto simpatico. Ne avrebbe una dell'89 e se la banca mi aiuta... Va bene, ma una Ferrari? Lo sai che solo per fare il piano dovresti accendere un altro mutuo? Voglio una Ferrari gialla. Da parcheggiare davanti al chiosco per farla vedere a tutti. Me la sogno da quando ero piccolo. Vedi, Tarek, avere un sogno nella vita è molto importante. L'ho letto un giorno su un libro. E tu che sogno hai? Dimmi. Qualcuno vende droga qui, come in tutte le prigioni? È meglio che tieni chiusa la bocca, 77. L'ho chiesto a te? Vaffanculo. Signor agente di custodia Berus, avrei una domanda. L'esibizione di ieri, non è che alla fine lei sia un po' eccitato? A me è sembrato di sì. Dopo che ha fatto, è andato a casa e si è scopato sua moglie. Sta zitto, idiota! Forse lei non ce l'ha una moglie. Ma sì, è facile. Personale di terra, certo, voi siete tutti gay. Signor agente di custodia, un'altra cosa. Lei puzza da morire. Sì, non te l'ha mai detto nessuno che puzzi! Sai una cosa? Il rimedio efficace esiste, lo chiamano sapone. Se lo usassi, forse la smetteresti di puzzare. Anche se su un libro ho letto che con certa gente anche quello è inutile. Chiudi quella bocca! Dai, colpiscimi, finocchio. Colpisci e fatti cacciare. No, tu non mi colpirai. Questo ruolo che hai ti piace troppo. Tarek, smettila, basta. Non rovinare tutto. Pensa alle soddisfazioni che avrai occasione di toglierti con noi se resti. Che succede laggiù? Berus. Niente. Il numero 77 sta rientrando in cella.
Niente male. Dammi qua. Quanto ti danno per questa storia? Fase 3, detenuto contro detenuto. Fomenti una rivolta di proposito, eh? Perché non mi fai una sega? Se scoppia il casino, alzi di più. E tu che ci fai qui, soldato? Nome, grado e reparto. Tanto non mi prendi in giro. Steino, aeronautica maggiore. Un pilota? Già. Per chi stai lavorando? Sono un reporter. Che ci aspetta ora? Provocheranno una serie di situazioni ad alto stress. E qual è il tuo compito? Osservare in silenzio e riferire. E non lasciarmi manipolare. Ah, è così allora? Già. È così allora.86 21 74 94 15 82 38 77 69 53 40 11 Da ora chi parla dormirà in corridoio senza coperta. Sono stato chiaro? Rientrate. Sorpresa. È proibito, non si può fare. Intanto sentiamo com'è. Ragazzi, dai, ci scaldiamo un po'. Scusate, volevo chiedervi se potevo andarmene via prima oggi. Oggi che dobbiamo lavorarci il 77. Lo so. Lo so. No, no, Bosch, tutti insieme, chiaro? Chiaro. E poi? Ho portato un'altra cosa. Eckhart, sei impazzito? È una pistola a gas, spara a salve. Niente male, eh? Dora e Dennis non sono in casa, ma potete lasciare un messaggio dopo il beep. Dennis, sono io. Non vendo più la casa. Devo tornare a Colonia, ti chiamerò. Andavate molto d'accordo, eh? Era la persona più intelligente che conoscessi. Mi ha insegnato tutto. Non è comune un padre così. Mio padre... Mio padre è uno stronzo. Il più grande stronzo che ci sia al mondo. Era sempre guerra tra noi due. Lui diceva non fare quello e io lo facevo apposta. Cosa? Di tutto e sempre. Lui fa il fotografo. Quando avevo 8 anni mi chiuse a chiave nella camera oscura, tutto il giorno. Io avevo paura a stare lì dentro. Mi disperai, piansi e urlai fino alle convulsioni. Mia madre non aveva il coraggio di farmi uscire. Finché... Non so, a un certo punto non ce l'ho fatta più ad urlare. E sono tornato calmo, tranquillo, sereno. Ho pensato sto per morire. Invece... Mi ero solo pisciato sotto. Thank you.
Fascia il neonato. Se vuoi dire qualcosa, dilla! Brutto stronzetto, ti credi molto furbo tu, vero? Niente telecamere. Siamo no. soli soletti qua giù. Volevamo fare due chiacchiere, ma tu non dici niente. Già. Di solito invece parli anche troppo. L'abbiamo intimidito. Cos'è? Ti manca l'ossigeno? Eh? Oh, mi fai gli occhi dolci. Sono quasi buono, sono indeciso se scoparti o riempirti di botte. Lascialo! Dall'addio ai tuoi riccioli. Sta fermo, altrimenti rischio di farti male. Peggio per lui, a zero. Ti cambiamo look, dovresti ringraziarci. D'accordo. Passala bene, taglia uniforme, eh? Sta tranquillo. Tagliala liscia come il culo di un neonato, quella testa di cazzo. Fammi provare, dai, finisco io. Tosa la capra. Se senti freddo, dillo, ti lavoriamo a mano un cappellino di lana. Vedi come ci sta, gli piace, dopo gliela passiamo sulle palle. Li conosco quelli come te, ma l'esperimento non lo intralcerai. Racconteremo che di colpo hai deciso di rinunciare e domani stesso te ne andrai. Non sei più gradito. Hai capito bene, 77? Faccia di merda. Voglio sentirlo, dimmi se hai capito, 77. L'ho capito. Non è corretto! Ho capito, signor agente di custodia. Ora sì. Faccenda chiarita. Io devo pisciare. Che hai? Ti sei fatto male? Sì. Vedi che vuol dire avere la lingua lunga? Ragazzi, scappa di pisciare anche a me. No, Renzo, che vuoi sì, no, dai. Vai con la doccia. Ti diamo una bella annaffiata. Aspettate anche io. Troppo qua. Mirate bene. Allora, chi puzza adesso? Se vuoi adesso puoi cantargli una ninna nanna, Bosch. Bosch detto Madre Teresa. Ha chiesto lei alle guardie di rasarla? Sì. Perché? Avevo prurito. Signor Fudd, come si sente ora? Bene, grazie. Ha avanzato una richiesta? Che tipo di richiesta? Le guardie ci hanno detto che lei vuole ritirarsi dall'esperimento. Non è vero, è una notizia falsa. Ascoltate, il numero 77 ha deciso di restare fra noi con nostra grande soddisfazione. A partire da ora, per ogni infrazione del 77 sarete puniti tutti. Chiaro? Non ho sentito. Chiaro, signor agente di custodia.
Sei veramente stupido. Uscirò, ma non così. Cos'hai in testa? C'è nessuno? Giù la testa, 94. Mento sul petto. Niente bugie, niente trucchi e scrivete con chiarezza. Prima di spedirle, saranno lette tutte. Non so a chi. Scrivi ai tuoi amici del chiosco. Mi sono inventato tutto. Io di amici non ne ho. Posso sapere che marca di sigarette fumano, ma a parte questo... Non parlare, scrivi! Io non li conosco. Scrivi Pilkerstrasse 278, 5300 Colonia. La fate finita? Scrivi a me. Da lì in poi non ci sono telecamere. Sì, ma questo non te ne sei accorto? Stavo facendo il cambio cassette. Qualcuno deve sempre sorvegliare. Non mi piace, sai. Un'aggressione di gruppo al terzo giorno. È dovuta alla lotta per il potere tra Berus e il 77. La serratura del magazzino andava cambiata. Dai, finite. Infilate le lettere nelle buste. Senza chiuderle. Andiamo. Un momento. 77, un passo avanti. 77! Scrivere lettere non ti interessa, vero? Per te questa era l'ultima. Indietro. Fianco sinistro! Camminando canteremo. Un, due, tre, quattro. Nel bosco un gobbo basso e ubriaco balla e beve rum tatapum. Nel bosco un gobbo basso e ubriaco balla e beve rum tatapum. Parcolla qua. Chi entra domani non avrà imparato le parole a memoria. Giuro che avrà quello che si merita. Nel bosco un gobbo. In cella. Grazie. Tu vuoi sabotare l'esperimento, ma non pensi agli altri. Hanno diritto ai loro soldi. E con ciò? Secondo te quello che succede qui è normale? Non è questo il punto. Senti, ce la farò anche da solo. Ma qui tu sei l'unico al quale lo chiederò. Vuoi aiutarmi, pilota? Steinhoff. Mi aiuti, Steinhoff? No. Vaffanculo. Dacci tu. Sei un soldato, no? Maggiore Steinhoff. Se crolli sai che imbarazzo. In caso di escalation non ci starò. È qui che ti sbagli, non è una guerra, è una simulazione. Ah sì? Tu fai sempre quello che ti dicono, eh? Pensi che Berus volesse davvero cacciarti? Voleva vedere se saresti rimasto. Stai facendo quello che loro si aspettano da te.
Metti in pericolo il gruppo col tuo comportamento. Ed è per questo che non ti aiuterò. Voglio uscire! Non ce la faccio più! Fatemi uscire! Sta calmo! Calmati! D'ora in poi il 69 non si chiama più 69, ma femminuccia! Non posso più rimanere qui! Non posso uscire! 13, 14, 15... È solo un esperimento, non fanno sul serio. Se vuoi però gli dici che rinunci e domani sei fuori. Non ce la faccio. Ci vuole lasciare? Sì, non ce la faccio più. Troppa tensione. Lo sa che abbandonando l'esperimento perde ogni diritto sul suo compenso? Sì. Eppure sul questionario lei ha scritto che partecipava per i soldi. Sì, è vero. E allora? Quel denaro non le fa più gola? Io voglio andare a casa. Signor Meyer, come si sente ora? Voglio uscire. Non ce la farei a sopportarvi senza le sigarette. Che farebbe se non accettassimo la sua richiesta di rilascio? Eh? Ma io da qui posso andarmene quando voglio. Questo dicevate, sono volontario. Non è così? Le faremo sapere domani cosa abbiamo deciso. Domani? Io non ci torno lì dentro. Adesso voglio uscire, adesso! Voglio uscire! Klaus, mi preoccupa quell'uomo. No, sta solo fingendo. Klaus, quello è crollato. Che stronzi, femminuccia. 69! Ehi, 69! Sta zitto, lasciami in pace. Al diavolo ci faccio qui! Cosa ci faccio? Che succede di là? Il numero 53 non si sente bene! Apri, spero! Presto! Guardia! Che succede? Venite! Non so andare presto, non riesco a tenerlo! Spiegami! Spiegami! Aiutami a tenerlo! Voglio andare! Non voglio più stare qui! Devo uscire! Sono un uomo libero! Io me ne vado! Ce la fai? Dai! Non è successo niente. Forza, alza! Non è successo niente. Avanti, idiota!
Avrà una commozione cerebrale. Berus l'ha colpito a sangue freddo. Ha soltanto agito in conformità al ruolo che riveste, il che non significa che io approvi. Se Berus resta lì dentro, l'escalation sarà inevitabile. Intervenire, certo, come misura estrema. Siamo oltre le nostre previsioni. Sì, ma sia il 77 che Berus sono fattori dinamici. Servono. Toglierli ora equivale a far abortire l'esperimento. Questo vuoi? Signor Berus! Signor Berus! Se la vedo colpire un'altra volta un detenuto, io la caccio. Bisognava ristabilire l'ordine nella prigione, era necessario. Non mi venga a dire come devo fare il mio lavoro. Se poi dovessero esserci altri problemi, voglio che sia il professor Thorne a parlarmene. Buongiorno, dottoressa. Cosa? Non riesco a sentirti. Parla più forte, Dora, non ti sento. Trattieni il fiato. Trattienilo. È un attacco di panico, Tarek. Se vai in iperventilazione, svieni. Respira piano, ora, lentamente. Rilassati. No, non me l'ha mai successo in vita mia. Siediti. Cazzo, sto bene. Lentamente, sì. Sicuro? Ci sei? Sì, grazie, è passata. Va meglio ora? È solo un gioco. Ora sto bene. Ora sto bene. È qui che ti sbagli, non è un gioco. Col tuo carattere qui sei perduto. Ficcatelo bene in testa. Che sanno quelli su di te? Non ne ho idea. Che hai da guardare? Faccio schifo. Ho le orecchie a sventola. Che stronzo che sei. Una volta uscito, la tua prima cosa? Farmi una sventola. Mi aiuterai adesso? Non posso. Vieni, 69, è ora di tornare in cella. Su, muoviti! Dai, dai, dai! Dentro, cammina! Io continuo ad avere paura, sapete. Tengo sempre la bocca chiusa, perché... non lo so... non voglio che... non voglio essere costretto a girare nudo o essere colpito da una delle guardie. Con tutta la forza, perché voi non l'avete visto? L'avete visto attraverso le telecamere. L'ha colpito violentemente col manganello. Bam, da dietro. Io spero che stia bene. Io continuerò ad andare lì dentro e ad assicurarmi che tutto vada bene, ma
Ora non ho lo spirito giusto per parlare di emozioni scontate. Eh già. Mi ha fatto piacere, quel coglione si è beccato un cazzotto in faccia. A quanto pare dobbiamo aspettarci continuamente di essere aggrediti o insultati. Quando eseguono i nostri ordini non c'è problema ed è una sensazione piacevole. Forse dovremmo essere più accorti, credo. Come dire, nella gestione dei prigionieri. Io non mi avvicinerò più a nessuno, questo è chiaro. Ehi, hey, Joe, ehi! Hey! Che c'è? Dio, guarda come sei ridotto. Che succede? Guardia! No! Per guardia, favore, per favore! Non lo fate, la guardia no! Non chiamate la guardia, no! Vi prego, lasciate perdere! Non chiamate, che non si sente bene! Vi prego, per favore! Vieni qui, corri! No! Che ti voglio ammazzare! Non ti faranno niente, ti portano solo dal dottore! Portare via! No, no, no! Io non voglio, no! Vi prego! No! Ottantasei, settantaquattro, quindici, ottantadue, trentotto, settantasette, quaranta, undici. Oggi dobbiamo registrare due abbandoni. I numeri 69 e 53. In compenso avete una nuova cella dotata di isolamento sonoro e luminoso. L'aria però ce l'avrete. Spero che nessuno di voi sia claustrofobico. No, signor agente di custodia. Bene, così va bene. Oggi è giorno di visita, ora potete indossare le vostre casacche stando attenti a non sporcarle. Mi sono spiegato? Sì, signor agente di custodia. Anche tu avrai visite, 82? No, signor agente di custodia. Perché no? Non hai moglie, figli, parenti come tutti? No, signor agente di custodia. E non hai nemmeno amici? Oggi nessuno ha chiesto di farti visita. Caro Tarek, sei il solo al quale posso scrivere una lettera oggi, perché sei il mio unico amico. Spero di poter fare qualcosa per te un giorno. Potrai sempre contare su di me, tuo Gunther. Sei un finocchio, 82! Sì, 77. Era un tentativo di aggressione a un agente di custodia, quello? Io direi di sì. Poiché il 77 non ha ancora ben compreso le nostre regole, ora pulirà il cesso con la sua casacca. E finché non l'avrà lucidato a specchio, nessuno di voi riceverà visite. Non ne sapevo niente. Si era deciso che la black box non andava usata. Infatti, serve solo per esercitare pressione psicologica. Il 53 e il 69 sono in clinica, l'82 ha sintomi depressivi. Io ravviso impotenza, perdita del senso della realtà. E disorientamento, sì. È il nostro settore di ricerca. Dopo 5 giorni abbiamo sottomissione all'autorità, propensione alla violenza e spersonalizzazione assoluta. In 5 giorni. Bene, obiettivo raggiunto. Puoi fermare tutto ora. No. Al momento là sotto il quadro è stabile. E finora non è successo niente che noi non ci aspettassimo. Oggi al mondo non esiste alcun dato confrontabile con la situazione attuale. Mancano 9 giorni. Interrompendo ora l'esperimento, perderemmo un'occasione irripetibile, è chiaro? Forse è stato tutto uno sbaglio. Non mi rendevo conto di tutto quello che c'era dietro. Sento che ormai stiamo perdendo il controllo. Jutta, che può succedere? Possiamo intervenire in qualsiasi momento. Declino ogni responsabilità. E questo che significa? Fra 3 ore ho la commissione, non posso mancare. La tua posizione deve essere netta. Credi ancora nel progetto, sì o no? Ah,
La nostra donna nuda delle pulizie. C'è ancora dello sporco là. Così non verrà mai via 77. Adesso sì. D'accordo, basta. E la casacca ora? È la tua casacca, 77. Infilatela. In riga. Che bellezza. Ci teniamo tutti a fare buona impressione, perciò niente bugie o lamentele coi visitatori. Qui dentro si sta molto bene, intesi? Cerchiamo di guadagnarci la ricompensa finale standocene buoni e tranquilli, d'accordo? Sei tu 77? Sì, signor agente di custodia. Chi puzza non riceve visite, 77. Tutti i detenuti in parlatorio e 77 in cella. Ora non tenetevi per mano. Scusa, volevo aiutarti, ma non c'è. Aiutami ora. Cosa? Consegna una cosa al mio visitatore. Ma è assurdo. Non lo è. Tu lo segui fino alla caffetteria, lo fermi e glielo dai. Che cos'è? Non è importante. Non posso farlo davanti agli invece altri. Invece sì, finisce male. Sì che puoi, Bosch. Ti prego. Non hai una bella cera. Come mi hai trovato? Ho visto il tuo contratto. Poi ho convinto il signor Ziegler a farmi venire al posto suo. Io vivo da te. Quanto dura ancora? 9 giorni. Io dovrei tornare in Canada. Tu puoi andartene in qualsiasi momento? Sì. Allora, andiamocene. Al piano di sotto c'è una caffetteria. Una guardia ti darà una cosa da parte mia, intesi? L'orario di visita è scaduto. Portala subito a Ziegler. E aspettami.
asciutte. Dai, non ci pensare troppo. È solo una finzione e domani saremo tutti fuori. Ho organizzato tutto e vuoi sapere, i soldi ce li daranno ugualmente. Sul serio. E sai come prima cosa che facciamo? Ce ne andiamo al tuo chiosco, ci mettiamo seduti e ci scoliamo una dissetante birra ghiacciata. Con tutti i ragazzi che sono qui, ma senza lo stress. Te lo garantisco. Hai già finito il turno? No, devo fare una telefonata personale. Sei nervoso, Bosch? Che cos'hai? Io? Niente. No, qualcosa ce l'hai. Lei è amica del signor Fad? Sì. Ha qualcosa per me? No, no. Pare che il signor Fad non ha favori da chiederle, ha cambiato idea. Lei sa a cosa mi riferisco. E non le ha detto altro? No. D'accordo. Allora... grazie. Non si preoccupi, signorina. Farò in modo che non gli capiti niente. Arrivederci. She's the girl with the red blue jeans. She's the queen of all the tints. She's the woman that I know. She's the woman that loved me so well. Bebopalula, she's my baby. Si diverte, Eckhart? Sì, mi diverto. Guardi che sono un orsacchiotto, ma lo scoprirà. Di tempo ce n'è in abbondanza. Non ci conterei troppo. Se continuate così, faccio fermare l'esperimento. Non lo decide il professore? Il professore torna domani, ora sono io il responsabile. Che c'è? L'ultimo turno monta in ritardo. Sarebbero dovuti venire per la conta. Il tuo senso del tempo si è sfasato. Qui si è sfasato qualcos'altro. Bene, riassumiamo. Il 77 ha cercato di sabotare l'esperimento con l'aiuto della fidanzata e di Bosch. Mentre la dottoressa Grimm lo vorrebbe interrompere. Il professore tornerà domani, giusto? Esatto. Che cosa vorresti dire? Che secondo me è un test. Vogliono vedere come reagiamo a interferenze esterne. Ah, cazzate. Il 77 sin dall'inizio ci ha creato problemi. Potrebbe essere un fattore di disturbo calcolato. Cioè prende più di 4.000 marchi. D'accordo, e cosa proponi? Isoliamoci dall'esterno finché il professore non ritorna. Gagliarda. Noi non faremo niente. Solo il nostro lavoro e rispettando tutte le regole. Le regole, esatto. E come ci ha detto il professor Thun, noi dobbiamo dare a ogni evento insolito la giusta risposta. Thank you.
un messaggio dopo il segnale acustico. Professore, sono Lars. Le guardie hanno malmenato Bosch. Non riesco a trovare Jutta. La prego, mi richiami. Non so che fare, è urgente. Ah, ah. Niente telefono, molla qua. Adesso ci facciamo una bella passeggiata. Questa storia non mi piace per niente. Sento dei passi, sì. Settantasette sulla riga. Stamattina il numero 77 e un agente di custodia hanno cospirato ai danni del penitenziario. Grazie alla prontezza delle altre guardie, questa minaccia alla sicurezza interna è stata sventata. La guardia in questione è stata sospesa dal servizio. Ora è uno dei vostri. In cella. Dora era agitata per te, 77. Ci ho fatto una lunga chiacchierata, abbiamo parlato di te. Dopo l'ho riaccompagnata, carina casa tua. Lei ha un buon odore. Penso che più tardi andrò a occuparmi di lei personalmente. Professor Tom! Quello che sta accadendo qui è contro la legge e viola i diritti umani. Chiedo a nome di tutti l'immediata sospensione dell'esperimento. Chiudetelo nella black box. Questa è tortura! Interrompete subito l'esperimento! Il 77 resterà nella black box finché non correggerà il suo atteggiamento. Tutto bastardo! Vigliacco schifoso! Razza di carogna, porco! Nazista pezzo di merda! Vieni fuori. Hai finito ora? Bene. Nella black box. Guardami. Guardami.
Lars! Lars! Pronto? Lars! Buonasera, dottoressa. Chiami subito il professor Tonn. Che cosa è successo? Lo chiami? Il professor Tonn è irraggiungibile. Sciocchezze. Cosa? Fa parte del test, hm? Non capisco. Non finga, rientra tutto in un test. No, Berus, non è un test. L'esperimento è sospeso. Il lavoro termina qui, signori. Portala giù. Venga, dottoressa. No, no. Mi segua. Ma che vi siete messi in testa? Su, cammina. Giù le mani, lasciami. Andiamo. No, 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 no. Tutto. No. Dammi una casacca. Tutto! Anche le mutande. Complimenti. Vedo che ce l'hai ben curata. Eckhart, smettila. Va di sopra. Si infili questo. È andato bene. Sì, a volte bisogna ricordare alla gente le cose più semplici e soprattutto a noi stessi. Sono Lars, le guardie hanno malmenato Bosch. Non riesco a trovare Jutta. La prego, mi richiami, non so che fare, è urgente. Klaus. Lasciate un messaggio. Buonasera. La mia macchina, presto. Dopo dovrai pulire il casino che hai fatto, 82. Venite fuori! La cella aspetta la signora. Ascoltate! Chi proverà a togliere il nastro adesivo dalla bocca andrà a sedersi vicino all'82. Vale soprattutto per i nuovi detenuti. La durata di questa situazione eccezionale dipende da voi e basta. Non venirmi più a parlare di test. Avevano detto niente violenza. Niente violenza! Sta calmo. Cazzo! Sono circostanze straordinarie. Aspetteremo il ritorno del professore. Vogliono vedere se teniamo duro, Camps. Io non ce la faccio. E non me la sento! Se vuoi andartene vai. Non devi avere paura. Ma pensaci bene.
Devo parlare col signor Fad subito. È contro il regolamento, non sono autorizzato. Insisto, altrimenti andrò alla polizia. Si accomodi. Vedrà che è tutto regolare. Ora vedo se può salire, mi segua. Ma deve promettermi che non lo dirà a nessuno. Pensa a Sutte. Sutte. Ehi, coraggio. Tra poco sarà tutto finito. Contento. Ehi, se ne andiamo a casa. Si fermi. Apra le celle. E faccio uscire la gente. Ecco, tenga. Ehi, Sutte. Ehi, forza. Coraggio, dai. Sutte. È morto. Tarek è morto. Bisogna uscire ora. Abbiamo la chiave. Usciremo da quella porta. Non possiamo uscire da lì. Eh? Ci manca la chiave dell'ascensore. Quelli poi non si lasceranno fregare e ci riempiranno di botte. Stronzate! Che c'è qua dietro? Gli scantinati. Gallerie di servizio. Da lì si può accedere alla facoltà di medicina. Silenzio o mi metterà nei guai. Stia tranquillo. Vado a prendere Tarek, attenda qui un momento. Va bene. Gradisci un caffè? Grazie, no. D'accordo. Ah,
Mi presterebbe il cellulare, il mio scarico? Grazie. Faccio subito. Sinistra. Non possiamo lasciarlo là. Renzel! Bosch! Bosch! Tu sei uno di noi! Fermali, è un ordine! Bosch! Bastardo traditore! Tanto vi riprendo! Tutti! Fuggendo, correte! Attento! Vi schiaccerò! Dall'altra parte! Nessuno? Da questa parte! Sia ragionevole. Arrendetevi. Camps. Silenzio! È stato... Ammanettatele alle sbarre. Indietro. Venga. La mano. Camps. Gli altri devono essere sulla medicina. C'è una sola uscita, non hanno scampo. Renzel! Amandi! C'è qualcuno? Rispondete! Professor Eckhart, che avete combinato?
Non volevo questo, non volevo. Io credevo che... Di là c'è il professore! Scusa. Riesci a sentire? Eccoli qua. Ve l'avevo detto che vi avrei ripreso. A terra, mani dietro la schiena. No, no! Tu chi sei? Dammi quella pistola, è finita! Puttana! La chiave! Prendigli la chiave! Sei stato tu a cominciare. Verme, schifoso animale! Sei stato tu ad ammazzare Sciutte! Smettila. È finita. È finita, Steinhoff. Thank you.
Il triste bilancio è di 2 morti e di 3 feriti gravi, tra i quali lo stesso direttore del progetto, il professor Klaus Stone. Sembrerebbe che l'esperimento fosse già fuori controllo dopo appena 2 giorni. Il procuratore distrettuale ha già avviato un'indagine sui 2 sospetti casi di omicidio colposo, ma si ipotizzano anche i reati di maltrattamento e omissione di soccorso. Uno dei partecipanti alla simulazione è già agli arresti e i responsabili del progetto potrebbero essere rinviati a giudizio. Secondo uno degli scienziati coinvolti, il dramma si sarebbe potuto evitare fermando l'esperimento all'insorgere dei primi episodi di violenza.